La reggia dei morti. Così i fatti narrati da Diodoro Siculo, da Strabone il geografo, da Filarco di Atene e da Erodoto, il padre della storia, ritornano a voi, ripuliti dalla polvere del tempo. Noi siamo il coro. Il nostro compito è cogliere ed esprimere l'umore delle città, senza intervenire a fermare o modificare il corso degli eventi. Oh, quasi. Quanto sappiamo di storia, cerchiamo sui libri la gesta, ma niente troviamo di storie di terre che son sottoterra. Quanti miti descritti da ciechi poeti stanno in piedi non più colonne corinzie che vedi imponenti nel tempio di Zeus. La democrazia, il pensiero si apre in filosofia. La civiltà conquista, la democrazia, il pensiero si apre in filosofia. Quale nuovo, quale nuovo. I viaggi di Ulisse tracciano i confini, il sole tramonta. Cartagine Fenicia, questa è la possente Magna Grecia. Non è l'Egitto, Cartagine Fenicia, questa è la possente Magna Grecia. Quale l'evento, quale l'evento. I fatti ci dicono di gloria, sotto la terra c'è la storia, i romanzi hanno un altro sapore, sotto la storia giace l'amore. I romanzi hanno un altro sapore, sotto la storia giace l'amore. Su, forza, datevi da fare! La casa deve profumare di sacralità, più di un tempio! Oggi è il giorno tanto atteso! Leuco, condividi la tua gioia col popolo e con gli dèi! Cosa stai escogitando? Hai altri progetti per la polis? Hai altra gloria da inondarci? L'eccitazione oggi è privata. Asterio, il mio unico figlio maschio, cavaliere comandante dell'esercito, presto tramanderà il nome della mia famiglia. Sposerà una giovane aristocratica. Leuco, la tua famiglia ha sangue acheo. Ha fondato la città 2 secoli fa e da colonia ne ha fatto una polis, potente e ricca. La raffinatezza della sua politica ha dato vita ad altre gloriose polis, quali Metaponto e Poseidonia. Il tuo seme è una benedizione della dea Tiche, porta prosperità.
Ogni uomo e donna tra queste mura renderà onore al matrimonio di Asterio. Gli onori dunque saranno 300.000. Quale dono più grande? Leuco! Aspetta. Non anteporre alla gloria della polis la tua felicità personale. Oggi siamo forti, ma come sarà domani? La nostra potenza si alimenta di continue risorse. Per sfamare i cittadini, per rafforzare l'esercito, per fondare altre colonie ed edificare nuovi templi agli dèi. Ogni cosa a suo tempo. Non bisogna affrettare la storia, ma camminare al suo passo. Mentre tu cammini al passo della storia, le altre polis la fanno. E presto ci ritroveremo i loro eserciti sotto le mura. Non attendiamo oltre che sia il nostro esercito a far visita ai nostri vicini. Abbiamo schiacciato gli ioni di Siri con una facilità tale da onorare le gesta del nostro antenato Aiace. I dori di Taranto, che tanto odiamo, saranno i prossimi a cadere. Ma prima dobbiamo espanderci oltre il fiume Traente, fino alle spiagge di Caolonia, conquistando Crotone e le sue fertili terre. I crotoniati sono achei come noi, sono nostri alleati. Una guerra fratricida non sarà il dono di nozze di mio figlio, né altre guerre. Rifletti, Leuco, è il momento giusto. Crotone è sfiancata dalla sconfitta subita da Locri. Chi osa dubitare della grandezza della polis? Mortale o dio, taci e goditi il centro del mondo. Goditi la città del toro. Ti diamo il benvenuto a Sibari. Ancora Mileto, bara dritta per l'Eturia, segui la rotta consueta, evita lo stretto, scilla in furia. Ve le spiegano da Oriente, spezia in stiva che c'è spazio, sei di mestiere fai il mercante. A Sibari ti fermi e paghi dazio. Sibari siamo favoriti dagli dèi, sì siamo greci ma achei. Le mura accettano tutti gli stranieri, qui è la legge, siamo fieri. Su 20 e più città, da Metaponto a Traente, abbiamo argento in quantità, fino a Poseidonia d'Occidente. Anche gli enoti assoggettiamo, Atene ci invidia la cultura, Siracusa e Taranto sfidiamo. E nemmeno Sparta fa paura. Sì, mai siamo favoriti dagli dèi, sì siamo greci ma achei. Qui non si è vista mai la carestia, se ci fai guerra è una follia. Chi è di sì? Fa buona oligarchia e così da 200 anni qui amministra l'aristocrazia. Prendiamo in mille le decisioni, il Mediterraneo si inchina al toro, dei
dei commerci siamo i padroni, ciò che noi tocchiamo poi è oro. Sipari siamo favoriti dagli dèi, sì siamo greci ma che padre, eccola, è qui, in casa tua, onorata di fare la tua conoscenza. Lei è Emera, sarà mia sposa e madre dei tuoi nipoti. Mio signore. Figlio, non potevi scegliere donna più bella in tutta Sibari. Conosco la tua famiglia. Tuo padre siede vicino a me nel Consiglio dei Mille. È un valido politico. Un aristocratico che fa onore ai vostri avi. Grazie, mio signore. Mi onoro di essere tua figlia. Figlia, pregherò la dea Era affinché la vostra sia una sacra unione. Per 3 giorni tutti i sibariti condivideranno la vostra letizia con una sfarzosa festa cittadina, con giochi equestri, spettacoli, danze e banchetti da far invidia al re di Persia. E le gioie di questo evento riecheggeranno fino a Reggio. Padre! Che diranno gli dei di tanto clamore? E verranno dall'Olimpo a festeggiare con noi. Ora vi lascio. Vado a predisporre i preparativi per la festa di nozze. Mio signore, sono tua figlia. È un onore. Come sei sciocco? Era buona educazione. Mio padre non è un dorico scontroso. Vedrai, ti tratterà da figlia. Asterio, come sono felice. Vorrei che fosse già il giorno delle nostre nozze. Così potrei riempirti di baci e poi... E poi potremmo stare da soli, senza essere spiati e ascoltati da occhi e orecchie indiscrete. Giusto, sorella? Giusto, fratello, non vi stavo spiando. Volevo solo parlare con Emera. Avanti, accomodati. Grazie, fratello. Dunque è vero, diventeremo sorelle. Sì, Daphne. Come sono felice, che giorno meraviglioso. Ricorda, le sorelle mantengono sempre le promesse. Sì, non ti preoccupare, oggi andremo in città. Grazie, 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 ti aspetto, io sono già pronta. Ciao, fratello. Cosa andate a fare in città? Oggi nell'Agora ci saranno i mercanti di Corinto. Daphne vuole comprare delle ceramiche. È più felice per le ceramiche che per il nostro matrimonio. Donne, non vi capirò mai. Che provo per te è sovrastante, potrei a Pegaso le ali strappare, volare oltre il cielo, oltre Atlante, ma lo saprei appena sfiorare. Amore, la sua effazione.
sangue ogni giorno di te brucerà. E solo col tuo sangue giuro si unirà. Vogliosa sono della tua nudità. Presto prenderai la mia verginità. Sua carne mi ucciderebbe, non saprei che farne. Una carezza c'è in questo sguardo che desidera da te. Una carezza c'è Quello è Fileta. È un cittadino di Sibari, ma si dice non sia greco. Forse un mercante. Cosa vorrà mai da una simile folla? È un amico di Telis, un sibarita che tra poco terrà un discorso nell'agorà. Telis? È forse quel folle che ho castrane idee in testa? È proprio lui e non è un folle, perché col suo nuovo modo di pensare sta conquistando sempre più ammiratori tra il popolo. Forse è follia collettiva. Che nome porta questo nuovo pensiero? Si chiama democrazia. Telis, guarda quanti cittadini sono venuti ad ascoltarti. L'agorà è piena quasi fosse un giorno di giochi e ci sono anche stranieri. E persino donne! Dove? Non le vedo. Quelle due, laggiù. E sono anche giovani e molto attraenti. Vado a presentarmi. Fallo e domani non vedrai la luce del sole. Una delle due è Mera. La promessa sposa di Asterio, cavaliere, comandante dell'esercito. Per Zeus! Quello è più racconto di Achille. Meglio evitare. Sì, è meglio. A pensarci bene, mi piace più l'amica. Vado a mostrarle le mie fattezze dionisiache. L'altra è Dafne. La sorella di Asterio. Uffa, ho capito. Oggi dovrò accontentarmi di tua sorella. Cos'è quella faccia? Dai, sto scherzando. Voi Achei non avete un minimo di umorismo. Sempre seriosi. A pensare a farvi la guerra tra greci, come contro quei poveretti di Siri che avete massacrato. In verità neanche gli altri greci sono simpatici. Specialmente i dori. Quelli ti sgozzano se li saluti. Voi di umorismo invece ne avete fin troppo. Voi... Ma voi chi? Si può sapere quali sono le tue origini? Te lo dico. Se mi dici come fai a conoscere quelle donne. Ah, lo sapevo. Avevo intuito un certo interesse nel tuo tono di voce.
Dai, parla. Dimmi tutto e confidati, confidatuccio tuo. Va bene, te lo dico, ma smettila di scherzare. È una cosa seria, ho bisogno del tuo aiuto. Per fare che? Daphne. Eh? La sorella di Asterio. Come dirtelo? Io la amo e lei ama me. Tu, con quel pezzo di Afrodite? Chi sei? Adone! Ritiro tutto. Voi greci sapete anche essere divertenti. Smettila, non ti inganno. Ho bisogno del tuo aiuto perché stasera ci incontreremo in segreto. Devi fare in modo che nessuno ci veda insieme. Allora non scherzi. Come hai fatto a conoscerla? Come vi siete innamorati? Come avete... Felis! Il popolo sibarita attende le tue parole. Non farlo aspettare oltre. Vai. Parlo a tutti i cittadini di Sibari qui presenti. Parlo ai cittadini greci. A voi Achei, maggioranza della città. A voi Eubei, scacciati da Cartagine. A voi Siriti, sopravvissuti alla guerra. Parlo anche a tutti i cittadini non greci, a voi Enotri, che abitate in queste terre da secoli. E parlo anche a te, Fileta, da qualsiasi parte tu provenga. Fileta, da dove vieni? Ah, da un posto qui vicino. Parlo a tutti voi, contadini, mercanti, artigiani, artisti, liberti! Dei coloni, la città da edificare, sia dai ricchi patrimoni, sia dal niente da mangiare, è la terra da spartire, non decisero i denari, fu spartita in parti uguali. Sembrare una pazzia, questa è democrazia. Oggi è giunta l'era dei nobili, basta terra da governare. Nel tempo irremovibili sono in mille a legiferare, che si dicono i migliori, chi gli ha dato il consenso, son migliori in base al censo. Questa sì è una pazzia, falsare l'aristocrazia. Noi di Sibari cittadini la rendiamo ancora più forte. Non siamo certo scarti spartani, ci appartenga la nostra sorte. Non decideranno più i denari, perché saremo tutti uguali. Questa è isocrazia, questa è democrazia. Demostrato, demostrato.
Andiamo via. Voglio tornare immediatamente a casa. Ma come? Non ti piace il mio Telis? Come invidio quella gente che adesso gli è vicino. Dici che mio padre proverebbe questo nostro amore? Daphne, hai sentito ciò che ha detto Telis? Hai capito che cosa sta progettando? Che idee sta mettendo in testa ai cittadini? Tu senti parole di Ares. Io sento la voce di Eros. Non mi interessa la politica, ma l'amore. Stasera finalmente li incontrerò e tu verrai con me. Mi farei da guida, lo hai promesso. Daphne, amica mia, tu sei troppo ingenua. Per il tuo bene e per il bene della nostra famiglia, devo infrangere la promessa. E tu non dovrai più vedere quell'uomo, né stasera, né mai. Tu non puoi dirmi cosa devo fare, tu non sei mio padre. Calmati. Abbassa la voce. Vieni, torniamo a casa. Torna da sola, io resto qui. Ti credevo mia amica, mia sorella, ma tu non vuoi la mia felicità. Io lo amo e non rinuncerò mai a lui, mai! Come vuoi, torno da sola. E tu stasera rimarrai in casa, nel gineceo, perché io non verrò con te. E se uscirai, ti perderai per le strade di Sibari. Va via! Non ho bisogno di te! Troverò qualche altra amica che stasera mi guiderà in città! Come farò adesso? Mi viene da piangere! Mia signora, le tue parole hanno avuto la forza di giungere fino alle mie orecchie. Hai bisogno di aiuto? Se mi procuri una guida, sì. Stasera devo tornare in città. I miei schiavi mi faranno da scorta, ma sono nuovi e stranieri. E non conoscono bene Sibari. Io nemmeno. Ma devo assolutamente trovarmi in un certo posto dopo il tramonto. Posso guidarti io? Conosco tutti i luoghi della città. Conosci anche me? Tu sei Daphne, la figlia del nobile Leuco, uno dei mille che governano Sibari. Ed io sono qui per servirti. Accompagnami a casa. Ti prenderò al mio servizio e ci organizzeremo per stasera. Come desideri, mia signora. Dimmi come ti chiami. Eris, mia signora. Porti il nome di una dea. La dea della discordia. Secondo me non viene. Vedrai che sarà qui tra poco. Ah, oh, che situazione complicata. Non capisco perché, fra tante donne disponibili, tu abbia scelto proprio di intrattenerti con la figlia di un nobile e sorella di un comandante dell'esercito. Va bene divertirsi, ma così è troppo rischioso. Ma perché non è un divertimento? Sì, l'hai già detto, sei innamorato. Amore qui, amore là. L'amore è noioso. Vuoi una donna? Prendila. Ne vuoi un'altra? Eccola. Non hai preoccupazioni. Le donne non sono oggetti, Fileta. Sono individui. Pensano, sognano, amano. La democrazia vuole aumentare i diritti dei cittadini. E magari in futuro estenderli anche alle donne. Ah sì? E magari aboliremo anche la schiavitù. Sai, sto scrivendo una commedia. Ti interessa una parte? Sei un comico nato. Ridi, Fileta, ridi. La democrazia è appena nata e ancora non si conosce bene la forma che prenderà. Forse un giorno le donne saranno veramente uguali agli uomini. Chi può dirlo? Ma chi può dirlo? Non lo so. Ma so che ancora non mi hai raccontato come hai conosciuto Daphne e come vi siete innamorati! Gente in arrivo. Accertati che sia lei. Sì? Mio re. Chi siete? Amici? Odori? Sono Daphne, figlia di Leuco. E tu sei Fileta, il servo di Telis. Servo? A me? Io sono Fileta il Grande, mia cara, maestro di filosofia, eccelso commediografo. E sublime amatore. Adesso che lo sai, scommetto che preferisci me a Telis, non è vero? Servo, dimmi dove è Telis e ti risparmierò la vita.
nobili, presuntuosi e privi di umorismo. Quasi quasi, mi dedico alla satira. Oh, che voluttuosa meretrice! Suppongo sia il compenso per i miei servigi. Bellezza, fammi controllare la merce. Che fai qui tutto solo a quest'ora della sera? Hai smarrito la strada. Ti aiuto io a ritrovarla, eh? I bordelli sono vicino al porto. Fileta, degno cane da guardia del tuo padrone, o forse amante, chissà. È lui che cerco. Dimmi dove si trova, ma senza abbaiare. Non vorrei che quel codardo fuggisse. Sai, Asterio, ho saputo che alle Olimpiadi sei stato sonoramente sconfitto da un crotoniate di nome Milone. Ti reputi il più forte tra i cavalieri di Sibari, ma non hai reso onore alla polis. Eppure ti comporti come se ne fossi il sovrano. Forse per te è più importante la spocchia.
dell'onore. Quel crotoniate che mi ha battuto a Olimpia è Acheo come me. Invece, Fileta, ho saputo che tu hai sangue troiano nelle vene. Non deve essere tanto piacevole per un troiano trovarsi al cospetto di un Acheo. Se sono troiano, allora non devi sottovalutarmi. I troiani sono famosi per spassarsela con le mogli degli Achei. Hai mai assaggiato il ferro nelle viscere? Ha un sapore forte. Se non mi credi, puoi chiedere agli abitanti di Siri quando li raggiungerai negli imperi. E sarà molto presto se non mi dici dove si trova Telis. E me che cerchi, Asterio? Eccoti finalmente. Sono indeciso se tagliarti la gola o risparmiarti. Tu sei molto popolare. Se ti uccidessi rovinerei la festa delle mie nozze a molti sibariti. Ma la dea Ere mi perdonerebbe se le portassi in sacrificio la tua testa. Dimmi che ne hai fatto di mia sorella. Non è come pensi, Asterio. Credimi. Crederti. Credere a te. Un sobillatore di popoli. Attentatore della pace e dell'armonia di Sibari. La polis sarebbe più al sicuro senza mura e senza esercito che con la tua democrazia. Fermati, Fileta! Ah! È dunque vero che sei di stirpe troiana. Viscido verme. Sai solo colpire alle spalle. Vile! Degno del tuo antenato Paride. Sei morto! Eccomi, fratello! Frena la tua collera. Stai bene, Daphne? Questi rapitori ti hanno fatto del male? Sto bene. Sono qui non costretta, ma per mio volere. Perché innamorata di Telis. E ciò che più temevo è che non avrei mai voluto dire. Ma le tue parole mi costringono a importi la mia volontà, che è quella di nostro padre. Adesso rientrerai a casa con me, prima che qualcuno ti veda in compagnia di questa serpe. Ti faccio una promessa. E che Zeus possa colpire me e la mia discendenza con tutte le saette della fucina di Efesto, se non la manterrò. Se torni da Telis, lo uccido. Se lui verrà da te, ti ucciderò. E a te, Telis, prometto che se proverai a rapire mie sorelle e fuggire, sterminerò tutta la tua famiglia. Così vedremo quanto è forte questo vostro amore. Mi auguro per voi che lo sia tanto da sacrificarsi. E ora, a casa! Tu invece sei già morto. Fileta, come stai? Ah, niente di grave. È una ferita leggera. La tua... è più profonda. Che farai ora? Per stasera abbiamo subito abbastanza soprusi. Ma presto, amico mio, le cose cambieranno. Andiamo via. Ma veramente sei troiano? Più o meno. Sono di Roma. Povera Daphne, prigioniera da giorni nel gineceo, la parte della casa riservata alle donne, di un padre che non ode i suoi tormenti. Leuco è consapevole che l'amore è un bizzarro bocciolo. Se non lo cogli, muore. È il tempo l'antidoto a questo veleno, che esalta il respiro vitale e annebbia la mente. Gli amanti sono come il ferro e la pietra di magnesia. Più sono vicini, più è forte l'attrazione. Io voglio uscire! Non potete tenermi chiusa! Fatemi uscire! Mia signora, se vuoi posso aiutarti a scappare di casa e a condurti nuovamente da Telis. La prima volta non mi hai portato fortuna. Inizio a pensare che sia stata proprio tu a condurre mio fratello sul luogo dell'incontro. Chi altri poteva sapere? Mia signora, ma io ero lì con te. Pensaci bene. C'è un'altra persona che era parte del tuo segreto. E Mera? Sì. Certo. È stata lei. Lei che è invidiosa della mia felicità e del mio Telis, che è un uomo migliore e più bello di quello scorbutico di mio fratello. Mia signora, dovresti parlare con tuo padre. Già fatto. È irremovibile. Lo dice anche il mio Telis. Mia signora, noi donne siamo fatte per insistere. Hai ragione. Padre! Padre! Padre!
Ho capito chi sei. Tu non sei una mortale. Sei un essere divino. Mia signora, mi lusinghi. Ma di un essere divino porto solo il nome. Il nome, la bellezza, la giovinezza e la nefandezza. Tu sei la dea della discordia, venuta a Sibari per scatenare un putiferio, così come hai generato la guerra di Troia. Credi sul serio che siano gli dei a decidere delle guerre? Io credo invece siano causate dalla stoltezza e dall'avidità degli uomini. I mali del mondo generano uomini cattivi, le virtù generano quelli buoni. Gli dei malvagi plagiano gli uomini cattivi. Quelli giusti guidano gli uomini retti. Sono gli uomini che generano i mali del mondo, non il contrario! Un uomo virtuoso non potrà mai generare mali, né può essere plagiato da un dio malvagio. Ecco, perché non ti riuscirà di plagiare i componenti di questa famiglia? Sei proprio sicura, mia signora, che tu sia immune all'influsso dei mali del mondo? Sì, lo sono. E tu non potrai mai influenzarmi. E sei altrettanto sicura che io sia una dea? Non so se sei una dea, ma so che non sei una serva. Perché non parli come una serva. Quindi, va fuori da questa casa! Ora! Figlia, non tediarmi oltre con i tuoi capricci! Ho già risposto ai tuoi quesiti! Ma padre, non sei già ricco abbastanza! Vuoi perfino barattare la felicità di tua figlia in cambio di terra e denari, costringendomi a un matrimonio nobile ma senza amore! Non è per la differenza di classe! Se lo desideri puoi sposare anche un pastore di Pandosia! Ma non Telis! Ma io amo Telis! Lo amo, lo capisci? Non è un capriccio. La freccia di Eros non mi ha solo ferito. Mi ha trafitto il cuore che ancora sanguina. Padre, non merito la tua crudeltà! Non è crudeltà, è politica. Telis è un uomo pericoloso per l'aristocrazia. Io sono uno dei mille che governano Sibari, uno dei più influenti. Come posso dare mia figlia in sposa al più accanito nemico della polis? Nemico? Ma Telis è un uomo buono. È amato da tantissimi sibariti. Vuole contribuire alla prosperità della polis, che c'è di male in questo? Sibari è già prospera! È grazie all'aristocrazia che per due secoli ha governato con saggezza, rettitudine ed equità, facendo l'interesse di tutti i cittadini. Telis invece vuole dare il potere in mano al popolo. Niente c'è di più privo di intelligenza, né di più insolente del volgo buon a nulla. Una plebaglia sfrenata che non ha neppure capacità di discernimento. E come potrebbe avere discernimento? Chi ne ha imparato da altri ne conosce da sé niente di buono e si getta alla cieca senza senno nelle cose, simile a torrente impetuoso della democrazia fanno uso quelli che vogliono il male dei sibari. Ma padre, sono solo parole. La democrazia è solo un'idea. Che male può fare? Sei tu che non capisci. Basta discutere. Basta piagnistei. Purtroppo devo prendere atto che il tuo amore per Telis è troppo forte. Tanto che potresti disubbidirmi. Mi trovo costretto a decidere della tua fortuna. Lo stesso giorno delle nozze di tuo fratello, tu assumerai la carica a vita di sacerdotessa di Artemide. Godrai di privilegi che altre donne non hanno, ma rimarrai casta e non potrai mai sposarti. È deciso. Padre! 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 Padre!
sposerò un uomo che amo. Oggi è il giorno di mestiere. Felicità all'indole tetra delle sirene, all'angoscia che possa svanire si cede, come al loro canto. Forse Cassandra mi sta parlando, forse Cassandra. L'aurora lascia il trono del cielo mattutino al calo del sole. Sorge su Sibari il giorno delle nozze del nobile Asterio e della consacrazione di Daphne alla dea Artemide. Le acque dei fiumi tra cui sorge la città, il Sibari e il Crati, sono agitate. Così la popolazione. Perdonate
il ritardo ho avuto da fare. Oggi sarà una giornata molto impegnativa. Eccoci dunque. Grazie per essere venuti qui al Teatro di Sibari a quest'ora del mattino, alle prove della mia nuova ma incompleta commedia. Io sarò l'attore. Voi sarete il coro. Lo spazio circolare su cui siete disposti si chiama orchestra. Da qui non dovete uscire. D'accordo? Fileta! Come si intitola la tua commedia? Si intitola La rivincita dei troiani. Troiani? Troiani? Ha detto proprio troiani! Non vi piace. E cambiamo titolo. Si chiamerà Roma caput orbis terrarum. Ma che significa, Fileta? Che lingua parli? È latino. È la lingua dei miei padri. Significa che Roma conquisterà tutti i popoli, anche i greci. Fileta, ci complimentiamo con te, la tua commedia è molto divertente. Ma non è questa la parte divertente. Ma che ne sapete voi di teatro? Ah, passiamo oltre che è meglio. No. 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 Tu. Avvicinati. Posso uscire dall'orchestra? Ma adesso sì, è durante la rappresentazione che non puoi uscire. Su, forza, sveglia! Che non si dica che i sibariti siano rammolliti come gli etruschi! Ci conosciamo, mi pare. Oppure no? Fatti vedere. Sì, tu sarai il Deus Ex Machina. Fileta, sei già qui, ottimo. Telis, amico mio, il teatro è la mia casa. È tutto pronto? Quasi. Manca solo la giustizia di Ares. Vado a prenderla. Che stai tramando, Telis? Pensi ancora alle tue teorie democratiche? Quando correrai a salvare la tua amata, scegli l'amore, rinuncia al potere. Se sceglie l'amore non ha soluzioni il povero Telis. Se prova a salvare Daphne, Asterio la uccide. Se Daphne fugge dal tempio, Telis è morto. Rassegnati, Telis! Non c'è via d'uscita da questo dedalo! Invece un'uscita c'è. Va, Telis, uccidi Asterio prima che lui possa uccidere te. Poi sottrai Daphne ad Artemide e fuggi con lei in terre lontane. È ciò che farebbe un vero eroe acheo. Non è più tempo di eroi. Di uomini che lottano soli e solo per il proprio interesse. Questo è il tempo dei popoli. Tocca ai popoli scontrarsi con mostri e titani, affrontare fatiche, rovesciare i re, cambiare gli eventi e uscire dai labirinti! Eccomi! Eccola. Preparati, Fileta. Oggi faremo la storia. Cittadini di Sibari! Del cambiamento. Sento il soffio del vento disperdere la polvere del tempo.
pizza le tormente, si combatte ad Atene la feroce tirannia. Vento di maestrale che scateno il fortunale, mentre Roma la Repubblica spodesta la monarchia. Altra scelta non abbiamo. La scelta a noi non è consentita. Più di un uomo il potere si aggrappa alla vita. L'oligarchia si estingue solo se soffoca ora nel suo stesso sangue. Vedi Telis, la mano non trema. Non c'è altro modo per cambiare sistema. La democrazia, nessuna pietà per chi si opporrà, è una rivolta espiatoria, oggi qui si fa la storia. Non è un'utopia la democrazia, nessuna pietà per chi si opporrà, è una rivolta espiatoria, oggi qui si fa la storia. Non è un'utopia la democrazia, nessuna pietà per chi si opporrà, è una rivolta espiatoria, oggi qui si fa la storia. Inizia il tempo della democrazia, e per chi osteggia non ci sarà amnistia. Arrendetevi, stolti discepoli senza disciplina, la democrazia sarà la vostra rovina. Sibari si poggia su un solo pilastro, il consiglio dei mille è l'unico maestro. Arrestatevi. La tua dialettica non ci intimorisce, è l'ultimo sole di una stagione che finisce, è la prima decisione del popolo sibarita.
la vostra prepotenza è da oggi abolita. Arrestateli. Fate l'ultima legge, dateci il potere, altrimenti perirete, altrimenti perirete. Ecco di Telis che ti ha dato il coraggio, pagherai con la vita il tuo oltraggio. Hai interrotto le nozze, il rito sacro dei tuoi popolani, io farò un massacro. Affrontateli. Affrontateli! Fanno le nostre lame a legiferare, scavatevi la fossa, si chiama la sommossa. Noi per forza combattiamo. Sete di potere che muove il tuo cuore e te lo strapperò dal petto, così pari muore. Trafitto, mi ha vinto un dio, non certo quest'uomo. Ecco il preludio della mia fine, dove la luce. Non vedo più il sole, non sento più la voce del mio amore. Asterio! Asterio! Asterio!
ora. Come Sibari. Come il nostro amore. Non toccarmi! Io non ti amo! Io ti odio! Ti odio! Daphne, aspetta! Aspetta, Daphne! Democrazia! 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 Aspetta! Democrazia! 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 L'uomo è modellato con poco argilla, la sua forma non è completa, privo di istinto esalta la ragione, poi per una donna si accende di passione. Primo distinto esalta la ragione, poi per una donna si accende di passione. Ma se perde l'amore, muta in idra, qual dio a Sibari farà da guida? Un sapiente razionale Apollo o un Dioniso di controllo? Un sapiente razionale Apollo o un Dioniso fuori controllo? Quanti giorni sono trascorsi dagli ultimi eventi? Forse mesi, forse anni. Il tempo è compagno della storia, non del teatro. Che ci sia ignoto, oppure malleabile. Come al tempo degli avi, gli Achei scacciarono i Trezzeni, cofondatori di Sibari. Così Telis è esiliato 500 aristocratici, i nobili più influenti. Con essi, Leuco e la sua famiglia. Come mai Telis prende decisioni? Nella democrazia non sono i cittadini a governare. Questo è un enigma degno della Sfinge di Tebe. Gli aristocratici esiliati hanno chiesto ed ottenuto asilo da Crotone. Dopo la traumatica sconfitta in battaglia sulle sponde della Saga avvenuta per mano di Locri, Crotone è decaduta, politicamente e moralmente. Ma un dio benevolo ha inviato a Crotone un uomo, sciamano, filosofo, matematico, politico. Quest'uomo sta cambiando radicalmente i crotoniati e la polis, restituendola agli antichi splendori. Chi è costui? Il suo nome è Pitagora. Tra Sibari e Locri si estende una terra dal fiume traente fino a Caulonia. Dall'abisso del dopoguerra risalì ai fasti della colonia. Dall'isola di Samo io provengo, nell'Egeo non più faccio spola. Planetem psicosi io sostengo, qui ho fondato la mia scuola. Crotone parole. Punta, affondo, hop, hop, hop! Non trovi re né tiranni, qui si fa buona oligarchia. E così da 200 anni qui amministra l'aristocrazia. La realtà è numeri e scienza, anche la musica è matematica. Promuoviamo la conoscenza, la filosofia e la politica. Crotone parole, Marioni io lo dice anche il nostro conio. Preferiamo Apollo agli altri dei, sì siamo greci ma gay. Preferiamo Apollo agli altri dei, sì siamo
uomo greci machei. Ehi, in posizione! Abbiamo sanità fisica e morale, ad Olimpia i nostri onori, gli atleti spartani ci restano male quando ci fregiamo degli allori. Hai studiato il mio teorema, fatto di cateti e ipotenusa, ho dato al cosmo un nuovo sistema. Il mondo ruota intorno a qualcosa. Rotone, faro del Marionio, lo dice anche il nostro Gonio. Preferiamo Apollo agli altri dei, sì, siamo greci ma gay. Preferiamo Apollo agli altri dei, sì, siamo greci ma Pitagora, Leuco il Sibarita, uno dei nostri ospiti, chiede di essere ricevuto. Fallo entrare. Che entri. Pitagora, signore, la tua generosità è degna degli dèi. Amico mio, niente formalismi. Siamo tra pari. Benvenuto a Crotone. Portate il vino. Pitagora, perdonaci. Abbiamo fatto tua una sventura solo nostra. L'aristocrazia crotoniata e quella sibarita sono alleate da generazioni. Mai Crotone avrebbe rotto la fratellanza che ci lega. Sono molto addolorato per la perdita di tuo figlio. Ma vedrai che qui la tua famiglia si sistemerà bene. Troveremo anche un nobile a cui dare in sposa la tua giovane figlia. Forse ho rievocato interi ricordi sgraditi. Me ne scuso. Mio figlio è stato la prima di tante vittime di Teris. Non vorrei che Crotone fosse la prossima. A Teris non farà piacere sapere che ci date asilo. Ho informazioni contrastanti su questo Teris. Inizialmente mi veniva descritto come un fanatico della democrazia, ma uomo intelligente e buono. Oggi si dice che sia un tiranno collerico. Il potere l'ha cambiato. Gli uomini sciocchi credono che sia facile gestire il potere e lo agognano. Il potere è come questo buon vino, senza controllo, ubriaca. Sagge parole le tue. Il consiglio ha seguito le mie indicazioni di ospitalità. E se a Teris questa scelta non piacerà, faremo in modo di trovare una soluzione diplomatica che faccia comunque il vostro interesse. No, che venga qui a decidere per Crotone, se ha il coraggio. Pitagora, il Consiglio dei Mille ti aspetta. È l'ora della politica. Andiamo, Leuco, ti accompagno dalla tua famiglia. L'audacia di questo guerriero è solo inferiore alla sua forza. Ti presento il nobile Milone, comandante del nostro esercito, che con troppa facilità non tiene in considerazione l'enorme potenza di Sibari. Milone è vedovo. Potrebbe essere un ottimo marito per tua figlia. Abbraccio, ma è solo aria per non impazzire, fingo di averti per non impazzire, fingo di averti. Stessa.
si muore. Schiavi incompetenti! È così che serviva Teleuco! Ora sono io il vostro padrone ed è mia la sua casa! Sappiate servirmi o ve ne pentirete! Che umiliazione, Telis! Che affronto per l'eroe che ha liberato Sibari dall'arroganza! L'alleanza fra Sibari e Crotone è forse solo un'amicizia tra aristocrazie? È così. Crotone non rispetta il tuo governo. Estirpa tale arroganza e porta la democrazia anche ai cittadini crotoniati. Che umiliazione! Che affronto! Che disonore! Basta! Nessuno può permettersi di deridermi! Nessuno! Tacete o perite! Chiederò a Crotone di espellere immediatamente gli esuli e di rimandarli a Sibari. Chiederai? Ordinerò! È tutto qui. Nient'altro. È solo questo il tuo piano. È tutta qui la tua potenza. Mi sembra poca cosa. Una debolezza. Gli uomini deboli non sono rispettati e sono presto detronizzati. Gli uomini forti, invece, ottengono tutto ciò che vogliono perché se lo prendono! E cosa dovrei fare? Ucciderli! Come ho ucciso Asterio! È così che sono iniziati i miei patemi. Telis, tu sei vittima di Eros. Guarda, sciocco mortale, guarda come sei ridotto! Dove è finito il tuo coraggio, la tua intelligenza, la tua passione? Non posso vincere! La sofferenza impostami da un dio! Giusto. Solo un dio può competere con un dio. I mortali però possono compiere imprese divine come fece Eracle o elevarsi a divinità come i faraoni, re dell'Egitto. A Sibari non ci sono re. Se tu fossi re, se facessi di Sibari un vasto regno, guadagneresti l'Olimpo. Io? Re di Sibari? Crotone non si è completamente ripresa dalla sconfitta subita da Locri. È ancora debole. La supremazia di Sibari non troverà ostacoli. E una volta assoggettata a Crotone, tutte le altre città greche cadranno una dietro l'altra. Prima Elea, poi Locri, poi Reggio, poi Cuma e poi Taranto! E poi Siracusa, poi Corinto, poi Tebe, Sparta, Atene! E poi Dafne! Come potrebbe rifiutare il re di Sibari, il re di tutti?
greci. Fileta! Dove sei, Fileta? Fileta! Eccomi, Telis! Che succede? Ti vedo agitato. Non agitato, amico mio, ma eccitato. Ho un nuovo compito da affidarti. Sono ai tuoi ordini. Devi recarti a Crotone, in rappresentanza del nuovo governo democratico di Sibari. Devi ordinare al Consiglio dei Mille Crotoniate di espellere immediatamente gli esuli. Li rivoglio qui a Sibari subito! Come desideri. Aspetta, Fileta. Non avere fretta. C'è di più. Devi provocare gli aristocratici crotoniati. Li devi infastidire. Devi essere prepotente. Gli devi rendere l'umiliazione! Perché vuoi questo? Telis! Crotone è una città amica di Sibari. Ha accolto una richiesta d'asilo. Sono sicuro che con l'uso della diplomazia consegnerebbe gli esiliati. Non è solo gli esuli che voglio, Fileta! Il progetto è più ampio! Non senti la voce del vento che tira da Crotone? Il popolo crotoniate è soffocato dai soprusi degli aristocratici. Invoca salvezza e dobbiamo aiutarlo! Come? Con una guerra? La democrazia è una spezia preziosa che va esportata in tutte le città. E la guerra è il suo prezzo! Capisci, Filete, è nostro compito. Noi che da polis più avanzata abbiamo raggiunto per primi la democrazia. Abbiamo il dovere di donarla agli altri popoli che ancora non hanno la forza o il pensiero necessario a conquistarla autonomamente. Una guerra, sì, ma una guerra giusta che renderà liberi e uguali tutti i greci! Farò ciò che chiedi. So che lo farai bene. Che gli dèi possano guidarti, amico mio. Fileta! 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 Che fai, Fileta? Che fai, Fileta? Che fai, Fileta? Dov'è la democrazia che ci hai promesso, Fileta? Dove sono le assemblee cittadine che avrebbero dovuto prendere le decisioni? Arriveranno. Manterremo tutte le promesse. Abbiate pazienza. È solo questione di tempo e organizzazione. Non essere cieco, Fileta. Telis non è l'uomo che ci ha sedotto con l'idea della democrazia. È un demagogo. Ci ha usato per prendere il potere, che ora sta gestendo in maniera assolutistica. No! Non è così. Non è colpa sua. È confuso. Non è più in lui. È il suo cuore ferito che lo comanda. Presto rinsavirà e completerà il processo democratico. Abbiate fiducia! Telis sta portando Sibari alla rovina. La città è in preda al lusso smodato, al caos morale, alla superbia, all'ozio. Tutto ciò offende gli dèi. E come se non bastasse, vuole imbarcare la polis in una guerra che crede giusta. La guerra genera odio, massacri, violenze, saccheggi, distruzioni. Come possono essere giuste queste azioni riprovevoli? La giustizia è relativa. Ciò che voi oggi chiamate azioni riprovevoli saranno chiamate giuste quando la democrazia sarà donata a tutti i popoli, che con essa guadagneranno libertà e uguaglianza. Fileta, tu stesso dicevi che la democrazia è per essere tale necessità che sia conquistata dai popoli. Ora invece vuoi imporla ai popoli. Io mi sbagliavo. O forse pensavo in modo limitato. Adesso il pensiero si espande oltre i confini di Sibari. È un pensiero cosmopolita. È giusto uccidere, imporre, fare guerra in nome della democrazia, della libertà, dell'uguaglianza. Ma voi non capite. Noi possiamo cambiare il mondo. Noi dobbiamo cambiare il mondo. Il Consiglio dei Mille di Crotone è in fermento. Sta per giungere da Sibari un emissario degno di Hermes. L'occasione è straordinaria. Presenziano finanche gli aristocratici esuli, donne comprese. Perché si sta per decidere il loro futuro, è quello di Crotone. Eccolo, Fileta da Sibari, Spavaldo,
agguerrito, entra nella sala e si accinge a parlare al consiglio. Aristocratici crotoniati, noto con molto piacere che la democrazia è approdata anche da voi ed è persino superiore alla nostra, giacché in questa assemblea sono presenti anche donne. Un momento. Ma sono donne sibarite. Gli aristocratici di Crotone si fanno dunque consigliare dalle donne di Sibari. Un ottimo spunto per la mia nuova commedia. Sapete, mi diletto a scrivere, sono abbastanza colto, divertente. Che insolente! Che insolenza! Ti sei già espresso a sufficienza, sibarita. Qui finisce la tua opera. Arrestati, Milone! Siamo qui per discutere, non per combattere. Vale anche per te, Fileta. Usa la diplomazia, non la sfrontatezza. E comunicaci il messaggio che rechi con te da Sibari. Tu sei Milone, vincitore di 6 Olimpiadi. Si dice che la tua forza sia inferiore solo alla tua fame e che tu abbia divorato un toro intero in un sol pasto. Dimmi, il tuo padrone Pitagora non ti sfama a sufficienza? L'unico toro che divorerò sarà Sibari. Tu e la tua insignificante polis battere Sibari. E da quando? Da quando? Siete bravi combattenti. Forse da quando il vostro esercito di 120.000 uomini è stato sconfitto sulla sagra dal piccolo esercito di Locri di appena 15.000 uomini? Sei spassoso, Milone. Vorresti recitare nella mia commedia, eh? Oh, canta, mio diva del crotoniate, Milone, lira funesta, che infinite addusse lutti ai sibariti. Ti piace come prologo per la tua commedia? Frenati, Milone! Per gli dei! Placa la tua collera! Fileta! È chiaro che sei qui per punzecchiarci, ma non ci lasceremo ingannare dalle tue provocazioni. Gira il timone e tornatene a Sibari. L'assemblea finisce qui. Come siete permalosi, non si può più scherzare. Tutti i greci capirebbero che sto solo giocando, tutti tranne... Un momento. Non sarete per caso Dori? No, siamo Achei, discendenti di Achille, di Ulisse, di Agamennone, di Menelao. Siamo Achei puri! A differenza di voi sibariti ormai imbarbariti dai tanti stranieri che accogliete e che fate cittadini. Dunque voi crotoniati non tenete in considerazione gli stranieri. Eppure il tuo padrone è di stirpe ionica. Crotone non è Sibari. Qui governano i migliori, non i demagoghi. Io non sono Acheo, ma sono greco. Tu invece non mi sembri greco. Di dove sei? È un romano. Un romano? Un romano! Un romano! Dunque, sei troiano! Maledetto! Ora capisco tutto! Raccomanda la tua anima al tuo dio preferito, perché sei morto! Crotoniati! In nome dei cittadini della polis democratica di Sibari, io vi ordino di restituire i 500 aristocratici che state ospitando! Vi concedo 7 giorni. La disobbedienza sarà punita con la guerra. E guerra sia! Dobbiamo continuare a farci insultare. È chiaro come il sole che questo Telis non ci considera più alleati, ma terra di conquista. Decidiamo. Da oggi o saremo il cane di Sibari pronti a scodinzolare alle esigenze o saremo gli ennesimi eroi achei che non si piegano alla prepotenza. Io voto per la guerra. Posso schierare un esercito di 100.000 uomini. Sibari è un esercito molto più numeroso. Più numeroso? Più numeroso? Chiedo perdono, signori. È con te mi scuso, caro Pitagora, che sei mio garante e amico per l'intromissione. Qui a Crotone tenete molto in considerazione i numeri,
Per questo mi permetto di prendere la parola, per darvi informazioni che vi aiuteranno a decidere con saggezza. Tra leva cittadina, mercenari, guerrieri dalle città amiche, alleate e sottomesse, Sibari può schierare un esercito di 300.000 uomini! 300.000? Siamo perduti! Lasciateci al nostro fato. Siete stati fin troppo generosi nei nostri confronti. Non rischiate una guerra sanguinosa. Ritorneremo a Sibari. Ti ringraziamo per l'onestà che ci dimostri. Ma tu sai bene che è perfettamente inutile ritornare a Sibari, poiché Telis vi farebbe trucidare, poi troverebbe un nuovo sciocco pretesto per muoverci guerra. Che fare, Pitagora? Tu che sei il più saggio tra di noi, tu che sei il maestro, cosa ci consigli di fare? L'unica possibilità che abbiamo è di inviare degli ambasciatori a Sibari. Il processo democratico non può essersi arrestato. Ci saranno certamente malcontenti sulla tirannia di Telis. I nostri ambasciatori guadagneranno tempo e cercheranno amici da appoggiare, amici che possano convincere o costringere Telis a rinunciare a una guerra che di sicuro in molti a Sibari non vogliono. Mi offro a capo della delegazione. No, padre. Farò io da guida agli ambasciatori crotoniati. Chi è quella donna? Come osa intervenire? Mia figlia, chiedo perdono anche per lei, per la sua irruenza. Daphne, taci! No, padre. Non posso più tacere al cospetto di una possibile catastrofe. Signori, nobili del consiglio, anche se sono una donna vi supplico di ascoltarmi. Io ho molta influenza su Telis, o almeno sul suo cuore. Lasciatemi provare, sono l'unica che può fargli cambiare idea. Ecco chi è, l'amante di Telis. Non giudicate frettolosamente. La fanciulla ci ha fornito la soluzione che cercavamo. Anche lei, come suo padre, ci ha aperto il suo cuore e noi la ringraziamo. L'amore, sì! Quale forza più potente in natura? Per amore si sono fatte guerre e create stelle. La fanciulla ha la saggezza di suo padre e suo padre supplico in nome della pace di acconsentire a questa richiesta che pare essere l'unica via d'uscita. E sia. Si voti. Chi è a favore? Bene, è deciso. Daphne guiderà la delegazione a Sibari e userà il suo ascendente su Telis per convincerlo a rinunciare alla guerra. Se non dovesse riuscire, ci affideremo alle trame e alla diplomazia degli ambasciatori crotoniati. L'assemblea è sciolta! Io so perché vuoi tornare a Sibari. Non è per la politica, non è per la pace. Tu vuoi rivedere Telis perché sei ancora innamorata di lui. Non biasimarmi, amica mia. Anzi, perdonami se ho dubitato della tua onestà. Gli schiavi mi hanno raccontato che è stata quella serva Eris a condurre mio fratello sul luogo dell'incontro con Telis. Non ti biasimo e ti perdono. Emera, l'amore in me è più forte dell'odio. Ogni giorno mi sforzo di odiare Telis, svuoto il mio cuore, ma più velocemente si riempie d'amore. Non sono però così egoista. Forse riuscirei davvero a convincerlo a rinunciare alla guerra. Sento brutte storie su di lui, a cui non voglio credere. Dicono che sia cambiato, ma il vero Telis è chi mi amava. Un uomo dolce, retto, giusto. Forse se tornerà ad amare, tornerà anche a ragionare. Comprendo il tuo fuoco. So cosa vuol dire amare perdutamente. E penso anche che la tua idea sia buona. Potrebbe funzionare. Ecco perché verrò a Sibari con te. Sarò il tuo sostegno. Oh, Emera, non osavo chiedertelo. Grazie, grazie, sorella mia. Vado subito a informare mio padre. Thank you.
Telis, sono arrivati. Sono qui fuori, chiedono di essere ricevuti. C'è anche lei? Sì, e c'è anche Mera. Colei che ha reso vedova prima di sposarsi. Falli entrare. Penso io alle due donne. Tu occupati degli ambasciatori crotoniati, come stabilito. Sì, Telis. Fate entrare la delegazione! Ambasciatori, diplomatici, aristocratici, crotoniati, sibarite. Eccovi nel luogo che fu il Consiglio dei Mille, oggi adibita democratica assemblea cittadina. Non vedo altri cittadini oltre a voi due. E mi chiedo come qui dentro si possano ospitare tutti i cittadini di Sibari. Ci sono solo 1000 posti. Noto che a Crotone ti hanno ben insegnato l'arte dei numeri, ma non la democrazia. Scienza e arroganza, una combinazione stravagante, non c'è che dire. Del resto, una polis che si fa rappresentare da una donna è priva di logica. Crotone è rappresentata dai suoi ambasciatori. Io sono sibarita, così la mia famiglia e gli aristocratici che prima hai scacciato e che ora rivuoi. È in questa tua politica che non c'è logica. Non tocca a voi aristocratici interpretare la democrazia. Voi che con le vostre azioni continuate ad offendere Sibari. Avresti preferito una richiesta d'asilo a Taranto. Avrei preferito l'obbedienza al mio ordine. La vostra arroganza non vuole piegarsi. Tanto da ripiegare su questa inutile trattativa, invece di consegnarsi. Hai detto bene. Al tuo ordine. Donna, la tua lingua è biforcuta. Alza le vele, tornatene a Crotone. La cavalleria sibarita presto ti ricambierà la visita. Che ho combinato? Che sciocca sono stata! Ho toccato gli argomenti sbagliati, ho parlato senza riflettere! Non erano queste le parole che avrei voluto ascoltasse! Telis crede che provi solo odio. E ancora odio gli stai dimostrando. Lui da cuore ferito non fa altro che ricambiarti. Ma è solo una maschera. I suoi occhi urlano disperatamente che ti ama. Ma tu sei troppo combattuta per accorgertene. Lui non sa che lo ami ancora. Svelati e vedrai che anch'egli si scioglierà. Temo di sbagliare nuovamente. Ho paura di non riuscire più a fiatare. Ti supplico, aiutami a trovare le parole. So cosa vuoi dirgli. Pronuncerò prima di te le parole che sono già tue. Non erano le mie parole, ma della politica. Non erano le mie parole, ma della politica. La mia volontà non è aristocratica. La mia volontà non è aristocratica. Più non mento, io ti ho cercato. Più non mento, io ti ho cercato. Come posso ignorare la contraddizione? Come posso non pensare ad una finzione?
la mia anima a te non so rinunciare. Scritto, tu decidi dell'amore, a te mi sottometto. Cuori palpi tanti sono ciechi, i mutamenti non vedono delle menti, presenzi della prima carne. Se questa è la vostra diplomazia, andate via. Io non ne sono degno, ma lasciate qualcosa, qualcosa impegno. Andate via. Io non ne sono degno, ma lasciate la vostra gola come pegno. Cosa hai fatto, Fileta? Guarda le tue mani, Fileta! Sono macchiate di sangue innocente! Assassino! Assassino! No, non sono un assassino! Ho obbedito agli ordini di Telis! Ho fatto ciò che andava fatto per un bene superiore! Nessun bene superiore può giustificare la morte di innocenti! Assassino! 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 Ci hai promesso la democrazia, ma ci hai dato la guerra! Questa, Filete, è la tua burla più riuscita! Eroi Achei! È l'ora della guerra! Gettate le vostre anime negli inferi! E oggi stesso, prima ancora che Apollo termini la sua corsa sul carro del sole, ce le andremo a riprendere! Voi della democrazia sibarita, temete per la vostra vita, siamo di tre volte superiori, oggi vinceranno i migliori. Il fiume traente traccia il confine tra la nostra gloria e la loro fine.
temete la sorte segnata, sono in troppi, la manovra è obbligata. Fianco destro, cavalleria, assaltate. Ala sinistra, cavalleria, arretrate. Sotto il sole, il bronzo scintilla. Teste mozze rotolando sull'argilla. Attaccate. Centro fanteria, resistete. Lame nemiche ci piombano addosso. Le acque nel fiume si tingono di rosso. Retroguardia, arcieri, scoccate. Soldati, scudi in alto, parate. Soffoca la polvere, il vento fischia. La morte ci accarezza nella mischia. A destra, soldati scelti, penetrate. Alla sinistra, mercenari, difendete. Sotto il sole, il bronzo scintilla. Teste mozze rotolando sull'argilla. Cavalieri, avanti, separate, separate. Mercenari, che fate? Non cedete. Lame nemiche ci piombano addosso. Le acque del fiume si tingono di rosso. Soldati, cerchiate. Centro, alle spalle, allertate. Soffoca la polvere, il vento fischia. La morte ci accarezza nella mischia. Crotognati, spietati, massacrate. Sacrate, sibariti, fermi, non fuggite, vili, non fuggite! Morto troiano, e con te è morta la democrazia. No, io non posso perdere. La democrazia non può essere sconfitta. La democrazia è giusta, deve trionfare. Arrendetevi, maledetti. Inchinatevi alla giustizia. L'esercito sibarita è stato trucidato. I pochi sopravvissuti si sono rifugiati in città, protetti dalle mura. Da 70 giorni Milone e il suo esercito assediano Sibari. Chiedono che Telis si consegni ed in cambio della sua vita promettono di risparmiare i cittadini.
L'assedio di Milone non ha brecce. Da giorni in città il cibo scarseggia. La fame sta uccidendo i sibariti, ma Telis non si arrende e non vuole consegnarsi. Gli schiavi hanno ucciso altre 3 persone oggi. Un gruppo di disperati ha provato a entrare in casa per catturare Telis e consegnarlo a Milone. In quanti erano? Non conosco il numero preciso, ma so che c'erano anche molte donne con in braccio i loro bambini morti. Che scena terribile. Vedrai che il mio Telis saprà presto trovare una soluzione. Da quando Telis ha ucciso tuo fratello, non ha fatto altro che prendere decisioni sbagliate. Una dopo l'altra hanno collassato Sibari, come se qualcuno, forse un dio malevolo, lo avesse plagiato e gli avesse indicato passo passo le vie da percorrere per arrivare alla rovina. Cosa ti fa pensare che sappia trovare una soluzione a questa situazione disperata? Questo dio malevolo, se esiste, come potrà guidarlo oltre? Di sicuro Telis non si consegnerà per suggerimento divino. Non vi è nessun dio che lo plagia. Telis è l'artefice del suo destino. Io so che ha preso qualche decisione sbagliata, ma la democrazia è giusta e vedrai che alla fine prevarrà. La democrazia è un'utopia, un paravento che nasconde i tiranni, come il tuo Telis. Non è vero, è solo la prima fase del processo democratico. Presto saranno i cittadini a prendere le decisioni. Quali cittadini? I 3 che sono morti oggi sull'uscio di casa tua? I soldati sterminati sul traente? O forse quelli che da giorni in città patiscono la fame? Oppure le migliaia, i cui cadaveri sono riversati nelle strade? Se non avessimo già mangiato tutti i cani, questi presto ci avrebbero ricambiato l'infedeltà! Sei così dura con Telis perché lo odi! E ne hai tutte le ragioni. In tutta Sibari, sei tu l'unica che non odia Telis. E ne hai tutte le ragioni. L'amore non ti fa pensare. Come potrei odiarlo? È tutto ciò che voglio. Vorrei fuggire, stare da sola con lui, senza subire il peso degli eventi e di ciò che è diventato. Vorrei tornare indietro a quando ero un semplice popolano mite e sognatore. Io so che è cambiato, ma il suo amore è immutato ed io vedo solo quello. L'amore senza sacrificio è come il sole senza calore. Non vedo privazioni in Telis. Non ha rinunciato a nulla per Sibari, né alle sue idee, né alla politica, né a te. Lui ama solo se stesso e per se stesso ha immolato la polis. Mi confondi. Non credo sia così. Fileta, lui sì che credeva fermamente nella democrazia. Per essa ha abbandonato la propria morale, diventando un sanguinario assassino. Ha persino sacrificato la propria vita. E tu? A cosa sei disposta a rinunciare per il bene della città? Io non ho nulla. Ho solo Telis. Hai molto di più! Tu hai Sibari! Ricorda chi sei! I tuoi antenati hanno fondato la colonia facendone una polis. Tuo padre l'ha guidata bene, rendendola la più potente della Magna Grecia. E per essa, tuo fratello rischiava continuamente la vita in battaglia, finché l'ha persa. Se loro fossero qui, ora, avrebbero fatto di tutto per salvare la città e i cittadini. Sibari è tua, non di Telis. Sei tu che decidi della vita e della morte dei sibariti. Tu rappresenti la memoria della città. Tocca a te salvarla. È una tua responsabilità. Ma forse pretendo troppo da una fanciulla innamorata. Inconsapevole di come si fa la storia. Egoista, proprio come Telis. Entrambi disposti a barattare centinaia di migliaia di vite. Per un bacio. Cosa dovrei sacrificare per salvare Sibari? Il tuo amore. Ma è mera come posso! L'amore è più forte di me!
io non riesco, non voglio! Prendi questo pugnale. Prendi questo pugnale. Uccidi Telis. Uccidi Telis. Consegni il suo corpo consegna a Milone, il suo corpo che si bariti vivrà. E vedrai che si bariti la storia vivranno. È nelle tue mani. La storia è nelle tue mani. Rinuncia all'amore per la vita rinuncia della tua Sibari. Per la vita e della si degna discendente dei tuoi e antenati. E si degna discendente degna dei tuoi antenati. Degna figlia di tuo padre. Degna figlia di tuo padre. Sorella di tuo fratello. Degna sorella di tuo fratello. Daphne. Vi lascio. Amore mio, perché piangi? E perché quell'abbraccio che sapeva di addio? Emera si comporta come se ogni giorno fosse l'ultimo. Così mi abbraccia quando ci separiamo ed io mi commuovo. Non versare più lacrime. Vedrai che ci saranno tanti altri momenti per noi e giorni e anni felici. Vuoi dire che ci sono buone notizie? Purtroppo no. Ma ci sono buone speranze. Ho appena inviato altri messaggeri. Raggiungeranno le città alleate, assolderanno mercenari, recluteranno volontari e presto ritorneranno con un nuovo esercito, capace di liberare la città dall'assedio. Che ne è stato degli altri messaggeri che ha inviato? Milone ci ha consegnato le loro teste. Ah, se solo fosse qui Fileta, lui saprebbe come aggirare l'assedio e avrebbe trovato anche il modo di deridere apertamente i crotoniati. Ma non temere, i nuovi messaggeri riusciranno. E se non riuscissero, i sibariti continuerebbero a morire e noi con loro. Riusciranno! E se fallissero altri ne invierò. Dobbiamo solo resistere. Fino a quando? Fino alla vittoria! O fino alla fine. Fino alla fine ti amerò, ma quale fine io non so. Se la vita sopravvive all'amore, o se un amore con la vita può finire. Colonne solitarie, templi in macerie, teatri detritici sono ancora magnifici. Amerò, non è tempo della fine, io lo so, che è solo inverno e presto sarà primavera e una dea ci sposerà. Ai miei figli i tuoi occhi orientali, alle figlie le tue labbra sensuali, ma non sarò invidioso perché il tuo cuore avrò ancora per me. Ti amerò, ma la fine si avvicina, io lo so, che l'amore non vuole finire, che l'amore non vuole capire. Fino alla fine io ti amerò, e quando fine arriverà, io lo so, che tra le tue braccia vorrò finire,
se amore sa capire, non è amore. Oh amore, così troppo amore, che si sacrifica e sceglie di finire. Oh amore, così troppo amore, che si sacrifica e sceglie. Oh,
storia.